Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo tutorial dedicato allo sviluppo delle vostre fotografie. Sostanzialmente con questo primo episodio apro questa rubrica dedicata appunto allo sviluppo dei vostri file digitali. Quindi se avete dubbi su come svilupparli, come procedere al meglio o qualsiasi situazione in cui non riuscite a trovare una soluzione, vi chiedo di inviarmi i vostri file tramite messaggio privato o sulla mia pagina Facebook Ema Photography oppure sul mio canale YouTube Ema Photography. Detto questo, analizziamo questi file che sono quelli che mi ha inviato Andrea, suppongo scattati sulla riviera del Conero, almeno così mi sembra. E la prima cosa che noto è sicuramente che in questa parte destra c'è una zona completamente bruciata, che credo sia molto difficile da recuperare. Andrea immagino che abbia fatto 5 scatti per fare una sorta di bracketing e unirli poi in Camera Raw, in Photoshop con le maschere, insomma adesso non so come voleva procedere. Ad ogni modo, io in questo caso utilizzerò solo 3 di questi file, non mi interessa utilizzarli tutti e 5 e li unirò con l'HDR di Camera Raw. Quindi i file che selezionerò sostanzialmente sono questo, che è quello più sovraesposto, questo che ha un'esposizione intermedia e questo che è quello sottoesposto. Per selezionare i file tengo schiacciato il tasto Command e o Control perché è Win e clicco sulle miniature che mi interessano, in questo caso sono queste 3. Per aprirli in Camera Raw faccio Command R o Control R perché è Win e a questo punto devo selezionarli ancora tutti e 3. Quindi tasto destro sulla prima miniatura che è già selezionata, seleziono tutto, poi tasto destro ancora sulla prima miniatura e faccio Unisci come HDR. A questo punto, allinea immagini, lo lascio flaggato. Se avete flaggato tono automatico, toglietelo perché chiaramente vi fa una sorta di sviluppo lui che non va assolutamente bene. Nelle foto di paesaggio dove fate lunghe esposizioni, lasciate l'effetto fantasma su alto perché deve essere tolto. Mostra sovrapposizione, non flaggatelo e procedete con Unisci. A questo punto vi chiederà dove salvare la cartella. Io lo salvo appunto nella cartella dove vuoi fargli Andrea. E procederà a fare la sorta di HDR in Camera Raw. La velocità dell'unione dipende dal vostro processore, chiaramente. La quarta miniatura che trovate è appunto l'HDR che potete sviluppare tranquillamente come se fosse un file RAW. A questo punto procediamo con lo sviluppo nel pannello base e la prima cosa che faccio è scaldare la temperatura perché ipotizzo che comunque sia un'alba o un tramonto, quindi devo rendere la zona tutta più calda. Quindi procediamo, mi attesto intorno ai 20, 21.000, 21.000 dovrebbe andare bene, perfetto. La tinta la lascio invariata, riduco un pochino l'esposizione, un meno 15 può andare bene. Il contrasto rimane invariato, qui è la zona che vi dicevo prima, molto luminosa, forse bruciata, che con l'HDR già è migliorata, con l'unione di 3 scatti. Cerchiamo di recuperarla sulle luci ancora ulteriormente e mi sposto intorno ai meno 46, dovrebbe andare bene. 45, 46, perfetto, ok, mi va bene. Le ombre cerco di aprirle, in questo caso una piccola parentesi, sia le luci che le ombre normalmente potete gestirle mai fino ad arrivare a fondo scala, con un HDR avendo 3 scatti e quindi una gamma dinamica ampliata potete arrivare anche oltre il limite che di solito io vi consiglio di oltrepassare. Tutto questo l'ho spiegato nel mio corso base di Camera Raw, quindi qualsiasi dubbio andate a vederlo. Le ombre a questo punto le apriamo, direi che possiamo arrivare anche a un più 80, 86. Questo perché è un HDR, perché in alcuni file già 80 si formano degli aloni veramente schifosi, ve lo dico giusto per farvi capire. I bianchi li riduco un pochino, diciamo un meno 19 dovrebbe andare bene, ok, 18, 19, insomma, perfetto. La chiarezza, anche in questo caso, potete spingervi un pochino oltre perché comunque è un HDR, quindi c'è meno pericolo di artefatti di aloni, avendo ampliato appunto la vostra gamma dinamica, quindi io a questo punto vado a più 30, che come ripeto è un limite che io di solito non consiglio mai, io di solito vi dico di stare tra i 10 e i 20, però qui in questo caso un più 30 possiamo anche farlo, appunto perché è un HDR. E la vividezza in questo caso possiamo aumentarla di qualche punto, non troppo, mi raccomando. Facciamo intorno ai 9, perfetto. La prima parte è terminata. A questo punto mi sposto nel pannello di visione toni, che è questo. In questo caso voglio rendere più calde sia le luci che le ombre.
A questo punto il primo slider tonalità lo sposto scaldando il colore fino a un 21, quindi tra l'arancio e il rosso, e la saturazione la porto a un più 10, un più 11. Perfetto. Faccio la stessa cosa nelle ombre, quindi un pochino meno, forse rimango un po' più sul rosso qui, quindi vado a 5. E la saturazione anche qui poco poco poco, perché non voglio esagerare con le ombre troppo calde, diciamo, e quindi vado a 5 anche la saturazione. Faccio questo chiaramente perché, come ho detto precedentemente, voglio che la foto ricordi un tramonto, un'alba, che poi penso sia stato quello il momento in cui è stata scattata. A questo punto mi sposto nel pannello HSL sulla prima parte, quindi la tonalità, e modifico un pochino i colori. In questo pannello non esagerate, mi raccomando, ve l'ho già detto anche nel corso base di Camera Raw, devono essere piccole modifiche quasi impercettibili, che poi nel complesso fanno la differenza. I rossi li porto a meno 10, meno 12, ok, perfetto. Gli arancioni stessa cosa, meno 12, 13. I gialli e i verdi li lascio inalterati, gli acquamarina idem, modifico praticamente ancora solo il blu dove introduco un pochino di rosso. In più 8 può andare bene. Andiamo sulla saturazione, quindi proseguiamo. E in questo caso l'unica cosa che desatura un pochino è il cielo. Faccio un meno 8 perché non voglio che sia di un blu troppo acceso rispetto al tramonto che è più caldo. Meno 8, meno 6, insomma. Anche meno 6, forse meno 8 era un po' troppo. Ok, meno 6. Andando occhio, chiaramente dovete abituare il vostro occhio a queste modifiche. Prove su prove, riprovate ancora e poi riuscirete a capire anche voi che queste modifiche diventano importanti. Andiamo sulla luminanza. In questo caso gli arancioni aumentiamo un po', quindi la luminanza la portiamo a un più 9. Stessa cosa lo facciamo con i gialli, un più 9. Per il resto basta così. Il pannello HSL è stato sostanzialmente usato nella maniera corretta e quindi non ci serve più. Procediamo ulteriormente con lo sviluppo e quindi vado nella correzione obiettivo e flaggo rimuovi aberrazione cromatica. Questo fatelo sempre perché in genere, soprattutto nei controluce come questo, l'alba tramonto qua sulle rocce, sicuramente c'è un po' di aberrazione. Attiva correzione profilo non lo faccio perché non mi interessa e in genere non mi piace come lavora in Camera Raw. Se a voi piace, fatelo pure. A questo punto vado su filtro graduato, qui in alto. Zoom un pochino così vedete, questa iconcina. Clicco. Riduco un po' la miniatura e adesso capirete il perché. E vado ad utilizzare il primo filtro graduato. Riduciamo a zero lo slider. Ok, perfetto. Da qua in alto tengo schiacciato col sinistro del mouse e mi sposto verso il basso, seguendo sostanzialmente la luce del sole, no? Che entra da questa parte e va fino qua. Lo spostiamo un pochino in basso, così va bene. Perfetto. E aumento l'esposizione di poco poco, facciamo un più 60. Dovrebbe andare bene, 60-65. Ok, perfetto. Prendo un secondo filtro e quindi sempre col sinistro mi sposto verso l'alto e qui l'esposizione invece di più 60 la aumentiamo ancora un pochino, la portiamo a 90, così andiamo a schiarire un pochino anche le rocce qua in basso. Così. Perfetto. Per vedere come funziona il filtro graduato basta che cliccate qui su maschera e vedete, vi crea la maschera dove sostanzialmente il filtro lavora. Flaggate qua, se togliete la maschera se ne va, se flaggate la maschera rimane e vi fa vedere dove interviene sostanzialmente il filtro. Togliamo la maschera, così a noi va bene. E direi che altre modifiche sostanzialmente non ci sono. Potremmo aver terminato la prima fase. Vediamo un prima col tasto P e un dopo. A questo punto andiamo in Photoshop, quindi io faccio apri oggetto. Se voi non avete apri oggetto, ma avete apri, perché io ho abilitato alcune modifiche che comunque spiego nel video tutorial sull'oggetto avanzato, quindi se avete dubbi andate a vederlo. Quindi apri oggetto e andiamo in Photoshop.
Una volta entrati in Photoshop, procediamo con lo sviluppo, quindi dobbiamo rasterizzare il livello. Se non sapete come rasterizzare il livello o avete dubbi come procedere, andate sempre a vedere il mio tutorial sull'oggetto avanzato dove vi spiego passo passo come rasterizzare il livello, ma comunque è molto semplice. Col tasto destro clicchiamo sul livello dell'oggetto avanzato e facciamo rasterizza livello. E molto semplicemente ci crea un livello normale. A questo punto procediamo con lo sviluppo. Io qui noto che sostanzialmente le bruciature sono evidenti, quindi proverei a fare una cosa. Allora, duplico il livello, che lo posso fare con Command J o trascinando l'iconcina su qui, nuovo livello, quindi questo. Facciamo un pochino così, la vedete, eccola qua. Quindi tengo schiacciato col sinistro del mouse e la trascino. Una volta che ho duplicato il livello, faccio filtro, sfocatura. Controllo sfocatura. 30 pixel vanno bene, quindi gli dico ok. Creo una maschera cliccando su questa iconcina. Facciamo un pochino così lo vedete. Comunque tutte queste cose le spiego bene anche sul video tutorial delle maschere di luminosità, quindi se avete dubbi anche lì andate a vedere quei tutorial. Clicchiamo qua, invertiamo la maschera facendo Command D o Ctrl I perché è Window. Perfetto. E adesso applichiamo questa, diciamo, sfocatura a questa parte per rendere meno marcata, meno, come si può dire, meno evidente questa parte bruciata. Per fare questo prendiamo un pennello, come al solito il bianco rivela e il nero nasconde, quindi state attenti che qui abbiate in primo piano il colore bianco. Mettiamo un'opacità del 29, sì, 30% va bene, allarghiamo un pochino il pennello e diamo qualche colpetto per sfocare questa parte sostanzialmente. In questo modo. Ok, già vedete che risulta meno marcata, meno, non lo so, meno evidente. A me disturbava un po' in pratica. Se avete esagerato, poi potete sempre o ridurre l'opacità oppure cliccate col pennello nero, fate X sulla tastiera e ridurre. Potete ridurre un po' la sfocatura, vedete, in questo modo. A questo punto unisco i livelli, quindi faccio Command Alt Shift E o Ctrl Alt Shift E. Una volta uniti i livelli, possiamo procedere con un plugin della Nik Collection che è Color FX Pro. Quindi andiamo su Filtro, Nik Collection, Color FX Pro. Qui andremo a applicare sostanzialmente due filtri, uno è Classical Soft Focus e l'altro è Glamour Glow. Adesso vi faccio vedere anche come. Allora, io direi che il metodo 1 va benissimo, ok. Dettagli diffusi 20% va bene, intensità 50% va bene, luminosità 0% va benissimo. Già vedete come migliora questa parte? Secondo me è un po' più gradevole, avete visto? A questo punto facciamo aggiungi e andiamo a prendere il Glamour Glow, che è questo qua. Qua andiamo a prendere un bagliore freddo. Eccolo qua. Come applicazione, bagliore 57%, sì, va bene. Saturazione meno 16 anche qua va bene. Temperatura bagliore meno 51 va bene, perfetto. Facciamo ok. E aspettiamo che il computer ci applichi appunto queste due modifiche che abbiamo apportato col plugin. A questo punto, ovviamente, l'effetto dal mio punto di vista è troppo marcato, troppo forte. Quindi io ridurrei l'opacità del 60%, secondo me è un po' più adeguato. Ok, perfetto, vedete prima e dopo, vedete come già è migliorata la fotografia. A questo punto recuperiamo un po' di dettaglio che abbiamo perso applicando questa sorta di Orton, sia col Classical Soft Focus che con il Glamour Glow. Uniamo ancora tutti i livelli, quindi facciamo Command Alt Shift ED o Ctrl Alt Shift ED perché è Win. Andiamo su Filtro, Altro, Accentua passaggio. Un raggio in questo caso di 2 pixel è più che sufficiente, perché non vogliamo esagerare. Gli diciamo ok e cambiamo il metodo di diffusione che da normale lo portiamo a luce soffusa. Così recuperiamo un po' di dettaglio.
Probabilmente a monitor sarà impercettibile, però vi garantisco che la differenza si vede. A questo punto uniamo ancora i livelli, quindi facciamo Command Alt Shift ED o Control Alt Shift ED per chi ha Windows. E io applicherei ancora un po' di sfocatura qua perché non mi soddisfa moltissimo. Vorrei un bagliore ancora forse un po' più di fullo, quindi facciamo filtro, sfocatura, controllo sfocatura, 30 pixel vanno bene, ok. Come prima creiamo una maschera, la invertiamo con Command D o Control I, pennello sempre bianco per rivelare, ricordatevi, opacità va bene il 29, riduciamo a questo punto un po' il pennello e andiamo ad aggiungere un po' di sfocatura cliccando più volte. Mettiamo qualcosina anche qua. Poi questo dovete provarlo, va ad occhio, chiaramente non esagerate. Se è troppo potete ridurre l'opacità, lo sapete, no? In questo caso forse io la sposterei su un 60, diciamo. Il prima e il dopo, perfetto. Uniamo ancora i livelli, quindi facciamo Command Alt Shift ED o Control Alt Shift ED. A questo punto possiamo entrare ancora in camera RAW, quindi facciamo filtro camera RAW e direi di aprire un pochino le ombre, poco poco, un più 20 e un pochino i neri, anche qui un 18, perfetto. Abbiamo un pelino di chiarezza, un più 10, senza esagerare, e facciamo ok. Perfetto, a questo punto possiamo vedere un prima e un dopo, raggruppiamo tutti i livelli precedenti che sostanzialmente non ci servono perché ormai abbiamo unito nell'ultimo livello solido, quindi li mettiamo in un gruppo, li disattiviamo e vediamo il prima, che è già, diciamo, l'unione dei tre scatti in HDR, attenzione, perché non è uno dei singoli scatti, già questo è l'HDR, e vediamo il dopo. Avete visto come è cambiata la foto e come siamo riusciti a recuperare questa zona rendendola un po' meno bruciata, almeno ad occhio sembra che sia più un bagliore che una bruciatura, no? Poi ci sono altre tecniche più avanzate, si poteva anche migliorare ulteriormente, però io direi che in questo video tutorial già è più che sufficiente, guardate il prima e guardate il dopo, è notevole la differenza, no? Foto diventa molto più accattivante, molto più interessante. Avete visto? Prima di concludere, ho notato che ci sono delle piccole macchioline qui in alto, qui, e delle righe qua e qua, che potrebbero essere degli schizzi d'acqua, forse presenti sul filtro quando Andrea ha scattato. Per correggerli utilizziamo il pennello correttivo al volo, che è questo strumento. Quindi un pochino vi faccio vedere. Anche questo strumento l'ho trattato nel mio video tutorial dedicato al cloning. A questo punto allarghiamo un po' la fotografia, cioè zoomiamola un pochino e andiamo a correggere prima queste linee qua, ok, diciamo così, se non viene bene la prima volta ripassatelo, perché succede a volte, ve l'ho spiegato anche nel video sul cloning. Poi riduciamo un po' lo zoom, ho visto che c'erano altre macchioline, ad esempio sono impercettibili, però prima di pubblicare una foto controllate sempre una volta che avete finito tutti i livelli che li avete uniti, perché vi possono essere sfuggiti. Qua, qua, un'altra qua, un'altra qua, perfetto, io direi che così va bene. Ok, vi faccio vedere ancora il prima e il dopo. Questo è il prima, questo è il dopo. Anche per oggi è tutto, vi ringrazio di avermi seguito, se avete domande o dubbi mi raccomando scrivete pure sulla mia pagina Facebook o sotto questo video tutorial, e se volete appunto che vi aiuti a sviluppare le vostre foto scrivetemi con un messaggio privato qui sul canale YouTube o su Facebook. Vi chiedo gentilmente di iscrivervi al canale, di mettere mi piace alla mia pagina Facebook, se volete seguitemi anche su Instagram, e se avete amici che vogliono imparare la post-produzione o comunque vogliono migliorarla, vi chiedo gentilmente di condividere il video tutorial. Ciao a tutti!